Il percorso è quello che ogni anno vede protagonista la scuola Vittorio Emanuele III Dante Alighieri di Andria nella celebrazione della settimana della scuola per la legalità. L'effetto è quello di sensibilizzare genitori e famiglie alla necessità di controllo e presa di coscienza delle problematiche. Il convegno partecipato ha permesso di trattare un tema strettamente legato alla legalità, dalle dipendenze alla prevenzione, la cultura del noi per una cittadinanza attiva. Questa serata si pone nell'ambito della settimana della legalità che ormai per la scuola Vittorio Emanuele III Dante Alighieri è un appuntamento che si ripete ogni anno. Quest'anno abbiamo voluto focalizzare la nostra attenzione al problema delle dipendenze e quindi sollecitare l'attenzione della cittadinanza, soprattutto dei genitori, dei ragazzi, delle nostre famiglie su questo problema che sta diventando, o meglio, è ormai purtroppo diventato una vera e propria emergenza. E quindi abbiamo pensato di affrontare i vari aspetti legati al problema delle dipendenze, dipendenze da alcol, da stupefacenti, dal gioco, invitando degli esperti, ciascuno dei quali appunto affronta un aspetto particolare legato a queste dipendenze. L'intento è quello di invitare le famiglie a vigilare e a collaborare con la scuola, ovviamente a tessere, come dire, una trama di intenti e di azioni comuni finalizzate appunto a far sì che i nostri ragazzi non cadano purtroppo preda di queste dipendenze. A fare gli onori di casa è stata proprio la dirigente scolastica Maria Teresa Natale, mentre diversi gli interventi, tra cui quelli di Don Geremia Acri, responsabile di Casa Accoglienza Santa Maria Goretti, oltre a Nicola Corvace, direttore del Dipartimento Dipendenze Patologiche dell'ASL BAT, Natale Pepe, dirigente sociologo del Servizio Dipendenze dell'Azienda Sanitaria di Matera, e la chiusura affidata a Riccardo Musaico, consigliere di Libera. Noi crediamo che le famiglie abbiano consapevolezza. Il rischio reale è che spesso non ci si rende conto di come il problema sia effettivamente urgente, presente, e il rischio sia quotidiano. La scuola intende appunto sollecitare e invitare a tenere molto alta la guardia, perché purtroppo si tratta di comportamenti, c'è da dire anche questo, la cui, come dire, fascia di età si sta abbassando sempre più.